La politica è una cosa particolare, si parte che si vuole portare avanti l'articolo 3, liberi uguali, poi si combatte con D'Alema, si combatte con Fratoianni, con Civati, cioè in fondo la sua forza politica è una forza politica che mette insieme delle personalità anche di peso. Chi le assicura che potrà lei essere quello che dice a D'Alema questo sì, questo no? No, ma non c'è bisogno di dire questo sì e questo no. Noi siamo una squadra. Un pluralismo non può che arricchire idee. Io ho un metodo, nel senso di ascolto, riflessione, decisione, con responsabilità. Noi nasciamo dalla sinistra, da una coalizione di forze di sinistra, ma siamo trasversali ai movimenti, all'associazione, al volontariato, a tutto un mondo anche di forze cattoliche che partono dai nostri stessi principi. Allora le faccio un'altra domanda, che è quella speculare a quelle che faceva il ministro Delrio. La politica deve unire. Voi nascete da una divisione. Siete lontani dalle persone più vicine che avete, quelli del PD. Perché? No, io penso che il distacco dal PD è determinato dal merito e dal metodo. Il merito perché le scelte non sono le stesse di quelle politiche che io ho trovato quando sono entrato nel PD. Le politiche che si sono più rivolte verso destra, soprattutto in relazione a determinate leggi. E poi il metodo che soprattutto ho potuto sentire sulla mia pelle nel momento in cui ci sono state 5 fiducie sulla legge elettorale e non si è potuta fare nemmeno una discussione di una legge che cambiava le regole delle elezioni in Senato. Però molti di quelli che stanno con lei votavano, Il merito lo dobbiamo togliere perché Bersani ha votato le leggi di Renzi e molti di quelli di Liberi Uguali, quando era il momento, poi questa fiducia la davano. Però si è cambiata la politica fino al punto da arrivare alla buona scuola, che è una riforma che è riuscita a scontentare tutti, dagli insegnanti, i docenti, i genitori, gli alunni, tutti quanti. Siamo passati poi al referendum costituzionale, al referendum sulle trivelle, tutte situazioni che certamente hanno spostato l'asse politico. Ogni voto che andrà a voi favorirà Salvini, l'ha detto Renzi in maniera chiara, perché dice: se voi avete da una parte Berlusconi, l'abbiamo visto in quella foto, no? Fanno finta, è vero, comunque stanno là tutti belli compatti, poi c'è i 5 Stelle che sono compatti, poi c'è un centrosinistra sgranato, dice: concentriamoci sul PD, perché se voi votate Grasso, in pratica state votando Salvini. No, Salvini lo ha aiutato Renzi nel momento in cui non ha fatto trattare lo Ius Soli in Senato. Questo è stato il vero aiuto. Non aiuteremo noi certamente il centrodestra. Fra l'altro il centrodestra... Però quella... dato di fatto è che un voto dato a voi è un voto tolto al PD. Perché là ci si concentra, no? Ci sono più o meno 3 gruppi. Se ci sono 3 gruppi e un pezzetto, quel pezzetto non va a indebolire. Ma quello è un matrimonio di interessi che avrà il divorzio non appena il 5 marzo. Quindi... Questo l'ha detto pure Graziano Delrio. Quanto pesa la figura di Matteo Renzi su questa separazione? Viene quasi da pensare che se non ci fosse lui, voi col PD un accordo lo potreste trovare, o no? No, non è un problema personale né di rancore. Questo è qualcosa che è stato portato avanti per demonizzare un po' questo distacco. Il distacco è politico. Il distacco è perché i valori della sinistra non possono essere inquinati da altre forze politiche che hanno frenato la sinistra. Soprattutto per certe leggi che non sono potute essere trattate appunto in Parlamento. E questo è il problema, non è certamente un problema di rancore, e questo è il motivo perché il nostro progetto è molto più ampio.